che non ci andiamo noi a dire, se ce lo fanno dire, perché in genere quando inizio a parlare di questo a metà staccano l'audio, il video, tutto, cercano di staccare la presa. Al TG3 mi hanno chiamato due volte in diretta, la terza fa, la facciamo registrare, tipo così tagliano, non mi volevano più in diretta. Beh, queste cose ve le dobbiamo dire. Allora, prima di aprire la legislatura, quasi 500.000 cittadini avevano chiesto una cosa. Siccome il problema ormai dell'Italia, non della Sicilia, il traffico non è più il problema della Sicilia, è il problema di tutta l'Italia, perché non c'è una sola operazione che viene fatta contro la mafia, non in Sicilia, non in Campania, non nell'Andrangheta, non nelle Puglie o nella Calabria, ma al centro e al nord Italia, che non coinvolga politici. L'ultima è dell'altro giorno, no? Dove era Lecco, il sindaco eletto con i voti della mafia, cioè sempre. Settimana per settimana le forze dell'ordine arrestano cosche mafiose al nord del nostro paese o al centro e ci sono coinvolti politici. Quindi quasi 500.000 di cittadini l'anno scorso, prima delle elezioni, avevano chiesto un impegno al Parlamento perché si rafforzasse una norma già esistente, il 416 ter, che era la norma del codice penale che colpiva il voto di scambio politico mafioso. Voi pensate, questa norma aveva più di 20 anni. Era stata inserita nel codice, credo, 15 o 17 giorni dopo l'omicidio di Falcone, in fretta e furia con un decreto legge. Voi pensate di che norma stiamo parlando? Qui è una norma che ha già una vita molto grave, è nata in uno dei momenti più bui della nostra storia e aveva bisogno di essere rinforzata questa norma. Ci chiedevano i cittadini di rafforzare questa norma, quindi voi immaginate che cosa vuol dire rafforzare una norma. La prima cosa che uno pensa quando si parla di codice penale, rinforzare una norma, che cosa vuol dire? Aumentiamo le pene. Evidentemente le pene che ci sono non hanno dissuaso i politici dall'accordarsi con i mafiosi, no? Le pene previste dal codice da 20 anni vigente erano una pena che andava da 7 anni nel minimo a 12 nel massimo. La prima cosa che hanno pensato di fare questi signori è stato ridurre le pene, giuro. Cioè, sarebbe da ridere se non fosse una cosa tragica, ridurre le pene, poi rendere impossibile, ancora più difficile, il perseguire questo reato. Hanno impacchettato tutta questa melma, l'hanno votata alla Camera e ce l'hanno mandata al Senato. Al Senato noi abbiamo fatto il nostro dovere in Commissione Giustizia, l'abbiamo bloccata, abbiamo fatto quello che vi dicono che noi non facciamo, abbiamo lavorato insieme a quelli del PD in Commissione Giustizia, io col Presidente della Commissione del gruppo del PD in Commissione Giustizia, con un altro ex magistrato che c'è sempre del PD in Commissione Giustizia, Felice Casson, ci siamo seduti proprio durante i lavori della Commissione, abbiamo riscritto la norma, perché la norma arrivata alla Camera era una porcata. Non abbiamo aumentato la pena, come vi hanno detto in questi giorni, no, abbiamo aumentato, no, abbiamo ripristinato la pena che era prevista dal codice, perché ci sembrava vergognoso fare uno sconto di pena del 42% ai mafiosi. Dico, almeno ripristiniamo, sì, ripristiniamo. Poi rendiamo la norma efficace, abbiamo tolto tutte le cose che la rendevano inefficace e poi abbiamo inserito due elementi fortissimi. Abbiamo inserito la sanzione per il politico che si metteva a disposizione dei mafiosi, perché noi lo sappiamo, noi siamo siciliani, io lo so che cosa vuol dire. Quando un politico si accorda con un mafioso, entra nella disponibilità del mafioso. Il mafioso dice che quel politico è cosa mia, è cosa nostra. Loro la mafia così la chiamano, cosa nostra. E così chiamano i politici che hanno nelle mani. Perché il politico non paga il mafioso per i voti. Ci sono delle intercettazioni che riguardano Lombardo, dove il capo mafia, il capo di Cosa Nostra provinciale, diceva ai suoi, gente come Lombardo i voti non li paga. No. Non li paga, li paga in altro modo, perché a disposizione della cosca, ovviamente. Quindi noi abbiamo inserito una norma che è una norma di buon senso e poi abbiamo inserito un'altra cosa: lo scambio non deve essere limitato soltanto al denaro, già la giurisprudenza c'era arrivata, anche altra utilità, ma l'abbiamo rafforzato, abbiamo messo la parola qualunque davanti anche a altra utilità. Ricordatevi questa parola qualunque, perché è importante. Quindi noi in Commissione Giustizia, Movimento 5 Stelle, PD, SEL, Lega, vota, questa norma passa a gennaio, passa in aula al Senato, viene approvata fra le urla e gli strepiti del centrodestra. Ma urla, ma cosa incredibile! La migliore è stata
la Mussolini ha sintetizzato tutto perfettamente, guarda, sarebbe da riprendere e mandare in tutte le piazze. Si è rivolta ai colleghi suoi del centrodestra e poi a quelli del PD, ha detto: colleghi, quelli del Movimento 5 Stelle ci vogliono mettere tutti nelle mani delle procure. Quello che volevamo fare, ha sintetizzato perfettamente, è vero. Si è approvata questa norma, ma l'ha detto in alto, cioè sai, con quella... Il greco, lo sapete, è molto grezza, che sono quelli che fanno hanno fatto ragionamenti fini, cose incredibili, in buio di diritto, è stata proprio colleghi, ha detto, se approvate questa norma alle prossime elezioni preparatevi tutti in procura con i vostri avvocati. Hanno capito, ho detto, quello che volevamo fare, è chiaro. Quello, beh, arriva alla Camera. Ora voi pensate che alla Camera il PD ha circa 318 parlamentari, quanti sono? 318 deputati, credo. Beh, noi ne abbiamo 100 e passa, quindi oltre 400 deputati su 638, quindi una maggioranza, cioè bastavamo soltanto noi e il PD per approvare questa norma, quella che avevamo lavorato noi al Senato, perfetto, che ne aveva atterriti. C'è un problema, il problema che abbiamo tutti noi, 60 milioni di italiani, si chiama Renzi questo problema. E certo, il giorno in cui si discuteva alla Camera questa norma, la mattina Renzi si incontra con chi? Con me, con lui? No, con Verdini, con Alfano, con gli emissari di Berlusconi, con gli emissari di Cosentino. Il giorno prima direttamente Berlusconi era salito dal Presidente della Repubblica e ne avevano parlato, ma non perché lo dico io, lo sospettiamo, noi eravamo sicuri che... perché l'ha scritto quell'altro arca di scienze di Brunetta, fa il mattinale, no? Ieri il nostro presidente si è recato dal Presidente della Repubblica, ha parlato di tanti argomenti, un pregiudicato condannato per gravi reati, però si vantano che è andato dal Presidente della Repubblica, ha parlato della grave situazione del 416 terra, l'ha scritto lui. Beh, quindi giorno prima ne parlano con Napolitano, la mattina ne parla Renzi con questa bella compagnia di giro, il pomeriggio cosa succede? Lo riscrivono tutto, abbassano la pena, fanno un'operazione chirurgica, perché guardate, questi qua sono esperti di voto di scambio, ma esperti veri, non esperti per scherzo. Questi sanno dove mettere le mani. Sapete cosa hanno tolto? Hanno tolto la parola qualunque davanti a altra utilità. Non si è mai che qualche magistrato più attento andava a colpire qualunque tipo di accordo. Qualunque lo tolgono. Qualunque. Poi ovviamente non vi dico che fine ha fatto la messa a disposizione, quella è stata cancellata. Imbacchettano tutto, votano, il grande Claudio Fava, che onora il suo nome, vota, anche lui è una norma bella, importante, il 42% di sconto sulla pena. Il minimo passa da 7 a 4 anni, anche là scientifico, ma perché 4 anni? Me l'ha spiegato un PM, perché così vanno al patteggiamento, quello allargato. Prendono 2 anni, non fanno un giorno di galera, non hanno l'interdizione dei pubblici uffici, che è la cosa più grave per un politico, non vengono nemmeno arrestati, quindi un reato, cioè, facile. Di corsa al Senato lo devono approvare prima di che cosa? Prima delle elezioni, di queste elezioni. Gli hanno sempre fretta per fare queste cose, fretta. Allora, gli stessi con cui un mese e mezzo prima, 2 mesi, avevamo scritto la norma, ora devono votare quella porcata. Scusate, ma l'abbiamo scritta assieme la norma, una norma buona che faceva spaventare la mafia. Ma facce che non vi dico, perché poi non, questo è il problema, no? Poi ci dobbiamo accordare con questi non sanno che cosa ti devono rispondere. In commissione giustizia mi dicono: dice Mario, hai ragione, però il partito dice che si deve fare così e ci asteniamo. Hai ragione, ma ci asteniamo. Che ragione? Me la faccio fritta la ragione. Noi facciamo questo regalo ai mafiosi. Non solo, poi in aula non si astengono proprio e la votano. Una vergogna indicibile. Indicibile. Hanno fatto un regalo alle mafie, ma se lo sono fatti a se stessi il regalo. E la colpa sapete di chi è? La colpa è vostra. La colpa è la vostra. Perché? Perché hanno fatto questa cosa, perché sono spaventati, sono terrorizzati che poi il 25 maggio nelle elezioni locali che ci sono in giro e nelle elezioni europee gli tirate un ceffone che loro se lo ricordano,
sono atterriti da questa cosa, sono pronti a fare accordi con chiunque. Quella norma doveva entrare in vigore subito, non solo per consentire uno sconto di pena a Cosentino, che è sotto processo per questa cosa e va a sentenza a giugno, non solo per Gigina Pulpetta, no? Lo sapete ormai chi è Gigina Pulpetta? No? Non lo sapete? Ci abbiamo Gigina Pulpetta alla Camera, è un deputato, è il deputato Cesaro, eletto nel Gabbai, sì. Gigina Pulpetta, lo chiamavano così i camorristi quando lui faceva come attività, un'attività rispettabilissima, l'autista del MOS. Poi si è evoluto, ha detto, no, devo fare sempre l'autista del boss, facciamo il presidente della provincia, e ora fa il deputato, eletto col PDL, non so dove, se ce l'ha in carico Alfano, direttamente Forza Italia, là non si capisce più, ma là, quando si tratta di mafia, poi là sono tutti d'accordo, è tutta un'unica pastetta. Bene, questi sono a processo, quindi gli hanno fatto prima lo sconto, quindi 42% di pena in meno, la prescrizione ovviamente è più breve, quindi stanno sperando che i loro processi vanno a morire con questa norma, ma soprattutto sono andati nei loro collegi a chiudere tutti questi accordi. Ora voi vi rendete conto, se hanno fatto una cosa così orribile, la definita, sapete chi? Il sindaco di Bari, Emiliano, del PD, con me in trasmissione, dice, è vero, lui è un magistrato, un ex magistrato, dice, questa è una cosa orribile. L'hanno fatta questa cosa orribile perché? Perché hanno paura di voi. E che cos'è che avete voi in mano? Il 25 maggio voi avrete in mano il destino di questi mascalzoni, lo terrete in mano con la vostra matita, quando sarete davanti alla scheda, quando dovete mettere il segno su quella scheda, loro sono terrorizzati che voi mettete il segno su quel simbolo, su questo simbolo, sulle nostre stelle, e che mandiate in Europa un segnale chiaro, che loro non comandano più, e questo è il segnale che noi dobbiamo mandare, che noi siamo cittadini liberi. Questo segnale li spaventa a morte, perché loro non sono solo servi dei mafiosi, no, non sono solo servi delle lobby, delle slot machine a cui hanno fatto regali su regali, loro rispondono a interessi stranieri. I nostri ministri, soprattutto quelli economici, se ne vanno in Germania dalla Merkel ad avere il gradimento. Cioè, così ci siamo ridotti. La Merkel deve dare il gradimento sul nostro ministro. Ma voi l'avete visto mai un ministro economico del governo tedesco venire qua prima dell'investitura per vedere se piace a noi italiani? L'avete visto mai? Ma vi rendete conto che cosa fanno? Si fanno il giro, vanno prima a Berlino, poi vanno a Parigi, vanno bene, perfetto, li possiamo nominare ministri. Noi siamo nelle mani di queste forze. Noi, questa gente, no, non risolverà le cose. Questa gente è il problema di questo paese. Va mandata a casa. Non ci si può accordare con questa gente. Questa gente va soltanto mandata via perché sono il primo problema di questo paese, perché loro non tagliano le cose che devono tagliare, assolutamente. Noi stiamo facendo una guerra, come mi diceva bene il collega Gianluca, stiamo facendo una guerra senza avere i soldi, stiamo comprando gli F-35 e non abbiamo i soldi per ricostruire l'Aquila, per ricostruire l'Emilia, per aiutare la Sardegna che ha avuto disastri con l'alluvione. Abbiamo le scuole che stanno cadendo in testa ai ragazzi. 3 anni fa è morto un ragazzo, non qua nel sud, in provincia di Torino, perché gli è cascato in testa il tetto di una scuola, un ragazzo di un liceo. E noi facciamo la guerra in Afghanistan. Ma vi rendete conto? E compriamo gli F-35 spendendo uno solo di questi, noi dobbiamo prendere 110, uno solo di questi costa 200 milioni di euro. Uno. Sapete quanti ospedali sono? Quante scuole? Con 50 miliardi di euro noi possiamo rimettere in moto l'economia di questo paese, dare un reddito di cittadinanza alla gente che non ce la fa arrivare a fine mese, aiutare i cittadini di questo paese. Non lo possono fare questo, perché loro sono tutti intenti soltanto a difendere se stessi, il loro posto di potere e gli interessi stranieri. Quindi arriva Obama, parla con il nostro Presidente della Repubblica, gli F-35 non si toccano, perché lui con gli F-35 lancia l'economia americana, se no 50 miliardi di euro, a loro servono,
non a noi. Le banche straniere hanno interesse a che si tagli che cosa? La scuola, la sanità, la previdenza, a che si trasformi il mercato del lavoro in un mercato di schiavi. Io ieri sono stato ad Avola. Ad Avola nel 68 i cittadini si sono ribellati, hanno pagato col sangue le battaglie per la tutela del lavoro. Sono morti due cittadini, una decina è rimasta ferita. Morti, sangue, erano braccianti, ammazzati, perché chiedevano le cose che poi hanno ottenuto dopo un anno. Si chiamava l'autunno caldo. Dal 68 al 70 i lavoratori di questo paese hanno imposto alla classe politica tutele e diritti che gli spettavano, e questi che cosa hanno fatto? Li hanno smantellati, svenduti. L'ultimo job act di Renzi è la fine delle tutele del lavoro, la fine delle tutele del lavoro. Capite? Noi con questi non abbiamo niente a che spartire. Noi siamo là per informare voi, e questo li rende pazzi, perché prima tutte queste cose, il furto, quel ladrocino di 7 miliardi e mezzo di euro di Banca Italia regalati alle banche, no? Se non ci fosse stato il Movimento 5 Stelle, voi l'avreste saputo fra qualche anno, il tempo che l'Europa ci condannava per questo atto che è abominevole, cioè 7 miliardi e mezzo presi e regalati alle banche, così, da un giorno all'altro, perché le banche con cui hanno fatto affari, con cui hanno sfasciato l'economia, avevano bisogno di soldi, di liquidità, perché stava arrivando un controllo europeo. Dove li prendiamo improvvisamente questi soldi? C'erano le riserve della Banca d'Italia, i nostri soldi glieli hanno dati. Se non c'erano i nostri parlamentari, i vostri portavoce, poi questo non l'avreste saputo, sarebbe stata una cosa, sì, va bene, che avrebbero raccontato due frottole in televisione, è una cosa cartolare, non conta nulla, non conta nulla. E come se contano 7 miliardi e mezzo di euro? Però noi siamo quelli che vogliamo sfasciare, no? Cioè prendono 7 miliardi e mezzo di euro, viene. Se voi ci pensate, no? Tu dici, ma dicono voi le banche non le volete aiutare, ma non sono imprese, non sono importanti. E che si aiutano così le imprese? Cioè le banche hanno fatto dei buchi, delle voragini, e noi li premiamo dando gli altri soldi a quelli che hanno fatto il buco. Io voglio dire, io sono d'accordo per aiutare le banche. Le banche sono, si dice, degli asset importanti nel nostro paese. Bene, li aiutiamo, gli vogliamo dare i soldi, bene. Però se io esco 7 miliardi e mezzo di euro, io voglio diventare proprietario. Io voglio le azioni, io voglio contare, voglio mandare via quelli che hanno fatto il buco, se no si mangiano anche i 7 miliardi e mezzo. È una cosa ovvia, normale, nei paesi normali avviene così. Vi serve una mano? Ve li diamo, però a casa quelli che hanno sbagliato, poi fra qualche anno le azioni le rimetto sul mercato, cerco di recuperare quello che posso, i 7 miliardi e mezzo. È una cosa, cioè non è che ci vuole un premio Nobel dell'economia. Ma questi ladroni non l'hanno fatto, hanno preso i soldi e li hanno regalati. Pazzesco, questa cosa voi non l'avreste saputo, questo e tante altre cose. Allora io vi dico e concludo, perché è importante anche che conosciate i nostri candidati. Noi abbiamo una possibilità e ce l'abbiamo adesso, il 25 maggio. E io vi prego, vorrei che voi vi rendeste conto di quanta importanza ha questo passaggio. Ma non per le mie parole, per la preoccupazione che hanno, per come sono atterriti loro. Vi deve far capire quanto potere voi avete e quanto stanno facendo per toglierlo. È incredibile. Avete visto le riforme di Renzi? Che cosa chiedevano i cittadini? Di poter scegliere i parlamentari. Che cosa ha fatto Renzi? Il Senato lo nomina la politica. Una cosa folle! Aboliamo le province, la nostra battaglia, aboliamo le province. Cos'è che hanno abolito? Hanno abolito voi, non le province. Non sto scherzando, voi hanno abolito. Perché nelle province, a cui noi non concorrevamo, perché per coerenza noi non abbiamo mai presentato liste per le elezioni provinciali, voi avete mandato consiglieri provinciali scrivendo il nome sulla scheda. Che cosa hanno fatto? Vi impediscono anche questo. Ora i consigli provinciali saranno sostituiti da organi nominati dalla politica. La concezione che hanno è che devono correre ai ripari per impedirvi di esprimere le vostre preferenze. Non siamo sicuri che ci daranno un'altra possibilità dopo il 25 maggio. Vi prego di pensarci bene.
faranno di tutto. Voi l'avete vista la legge di cui si parlava, no? Quella